Sulle fonti TV il fatto di Marcotti, mancabile appuntamento settimanale per fare il punto sugli scenari economici e politici e ancora di più visto che stiamo lasciando davvero alle spalle questo 2021, ne faremo ancora di più, ma soprattutto sul 2022, al di là dell'anno che è appena trascorso, che è vero, poi si ripercorre sempre, bisogna capire che cosa potrà cambiare nel 2022? Ora nessuno è Nostradamus, non possiamo sapere effettivamente cosa ci riporterà il 2022, ma quantomeno nella prima parte del nuovo anno possiamo cominciare a ipotizzare da un punto di vista di mercati e da un punto di vista economico ciò che dobbiamo mettere in conto, mettiamola così, poi sempre con un bel punto interrogativo e sempre usando il condizionale. Però è chiaro che forse qualcosina adesso di un po' più lampante davanti ai nostri occhi l'abbiamo. Allora, intanto saluto Giancarlo Marcotti, naturalmente, perché senza di lui questo programma non avrebbe motivo di esistere. Ciao Giancarlo, ben trovato. Grazie Manuela, un saluto a te come di consueto anche a tutti gli ascoltatori. Che vi ricordo peraltro che insomma sono tutti argomenti che poi lui affronta sul suo canale di Finanza in Chiaro, dove poi approfondisce ancora di più tutto quanto. Molti di voi che seguono anche le fonti lo seguono già, chi non lo seguisse vi invito a seguirlo perché vi dà davvero degli spunti molto interessanti. Poi si può essere d'accordo o meno, perché Giancarlo non ha mai nascosto di essere spesso tranchant, ma come è giusto che sia, no? Giancarlo, altrimenti se siamo tutti omologati non andiamo da nessuna parte, invece bisogna avere uno scambio di opinioni sempre sempre bello vivo. Allora, caro Giancarlo, adesso ti do subito la parola perché ho parlato fin troppo. Scenari economici e politici, cosa vogliamo mettere sul tavolo in questi ultimi giorni dell'anno, secondo te? Cosa succederà? Cosa ci dobbiamo aspettare, insomma? Beh, Beh, per per quanto quanto riguarda riguarda l'Italia, l'Italia, si si sta sta avvicinando avvicinando sempre sempre più più l'appuntamento l'appuntamento con con l'elezione l'elezione del del nuovo nuovo capo capo dello dello Stato. Stato. Per Per me, me, quella, quella, dal dal punto punto di di vista vista politico, politico, naturalmente naturalmente è è l'appuntamento l'appuntamento più più vicino, vicino, non non dico dico immediato, immediato, ma ma insomma insomma quasi, quasi, ed ed è è un un appuntamento appuntamento importantissimo importantissimo perché perché determinerà determinerà non non solo solo il il capo, capo, quale quale sarà sarà il il nuovo nuovo capo capo dello dello Stato, Stato, ma ma determinerà determinerà anche anche chi chi sarà sarà il il prossimo prossimo presidente presidente del del Consiglio. Consiglio. Quindi Quindi insomma insomma c'è molto, molto, molto molto da fare da fare attenzione, attenzione, insomma, a insomma, a quello quello che che succede, succede, perché perché probabilmente probabilmente lo lo scenario scenario politico politico in in Italia Italia cambierà cambierà nel nel giro giro del del prossimo prossimo mese, mese, diciamo, diciamo, o o mese mese e e mezzo, mezzo, ecco. ecco. Quindi Quindi questo questo è è importantissimo. importantissimo. Perché poi c'è la pedina Draghi, no? Che Che farà farà tanto, tanto, cioè cioè sarà, sarà, insomma, insomma, bisognerà bisognerà vedere vedere se se effettivamente effettivamente sarà sarà lui, lui, se se non non sarà sarà lui, lui, cosa cosa sceglierà sceglierà di di fare. fare. E E quindi quindi cambierà cambierà tantissimo, tantissimo, certo. certo. Io Io non non l'ho l'ho nominato, nominato, ma ma insomma insomma è è chiaro chiaro che che sotto sotto c'era c'era il il suo suo nome, nome, nel nel senso senso che che può può andare andare a a cambiare cambiare palazzo, palazzo, diciamo, diciamo, andare andare appunto appunto al al Quirinale Quirinale come come rimanere rimanere nello nello stesso stesso palazzo palazzo in in cui cui adesso, adesso, cioè cioè Palazzo Palazzo Chigi, Chigi, e e questo questo però però determinerà determinerà il il futuro futuro del del nostro nostro assetto assetto politico. politico. Poi Poi sappiamo sappiamo che che a a marzo marzo avremo avremo al al massimo massimo marzo marzo del del 2023, 2023, ma ma io io ritengo ritengo che che più più probabile probabile che che entro entro il il 2022 2022 avremo avremo anche anche le le nuove nuove elezioni elezioni politiche, politiche, quindi quindi questo questo sarà sarà l'ulteriore l'ulteriore sconvolgimento, sconvolgimento, diciamo, diciamo, politico politico che che avverrà avverrà in in Italia. Italia. Quindi, Quindi, insomma, insomma, il il 2022 2022 per per l'Italia l'Italia dal dal punto punto di di vista vista politico politico sarà sarà un un anno anno direi direi fondamentale, fondamentale, poi poi dopo. dopo. Vabbè. Mamma mia, pensare già a marzo 2022, elezioni politiche, vengono i brividi perché praticamente ci siamo, cioè No, dopo no, no, dopo. no, le elezioni politiche eventualmente Mentre io io le le ritengo ritengo intorno intorno a a ottobre-novembre ottobre-novembre. del Ah, ok, infatti, 2022. no, pensavo, sai perché allora ho compreso male? Siccome si stava parlando di Draghi, Sì. Presidente della Repubblica, ho pensavo, ho detto, ci si scombina tutto, ok, d'accordo, perfetto. Quindi possiamo tirare un attimino un sospiro di sollievo, perché altrimenti sarebbe, diciamo, stato un po', drammatico, tra virgolette, visto che ci sono ancora tante questioni da risolvere e tra poco ci arriviamo, no, Giancarlo? Certo, Certo, io io ecco, ecco, preciso, preciso, è è chiaro chiaro che che qualora qualora fosse fosse Draghi Draghi il nuovo nuovo Presidente Presidente della della Repubblica, Repubblica, il il problema problema nuovo nuovo governo governo sarebbe sarebbe comunque comunque un un problema problema non non da da poco, poco, potrebbe potrebbe anche anche eventualmente, eventualmente, io io la la ritengo ritengo estremamente estremamente improbabile, improbabile, ma ma non non si si può può escludere escludere che che si si potrebbe potrebbe davvero davvero andare andare a a votare votare anche anche in in primavera. primavera.
lo ritengo più improbabile. Questa è la mia previsione. No, 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 ma anch'io, però è per quello, capito, che avevo intuito male, perché ho detto, beh, non è un qualcosa proprio da escludere al 100%, visto che c'è in gioco la candidatura di Draghi al Quirinale, insomma, e quindi ovviamente Esattamente. avevo fatto 2 più 2. Quindi quella sarà la partita più importante per l'Italia, ecco, perché poi è legata appunto al nuovo governo. L'Italia che sta facendo i conti anche con delle previsioni un po' ballerine. Andiamo subito su questo discorso, Giancarlo, se sei d'accordo, perché noi nelle scorse puntate abbiamo parlato più volte delle previsioni veramente eccezionali che vengono fatte e che sono state fatte per l'Italia, addirittura l'Italia che sembrava, mamma mia, entrare quasi nel Guinness dei primati per virtuosità, no? Come paese più virtuoso, quasi improvvisamente, perché poi sappiamo molto bene quanto a livello strutturale l'Italia invece sia un po' indietro rispetto ad altri paesi, ovviamente parliamo dell'Europa. E beh, adesso invece in realtà si sono un po' ridimensionate queste stime. Sì, io avevo detto Detto che che mi mi sembravano un sembravano po' troppo troppo ottimistiche, ottimistiche, però però se se noi noi andiamo a andiamo a vedere, vedere, ecco, ecco, dal dal punto punto di di vista vista invece invece della della borsa, borsa, questa questa no, no, per per l'Italia l'Italia obiettivamente è obiettivamente è stato stato un un ottimo ottimo anno. anno. Sì, Sì, lo lo è è stato stato un un po' po' per per tutte tutte le le borse borse al al mondo, mondo, però però l'Italia l'Italia in in particolare, particolare, io io così così adesso adesso vado vado un un po' po' a a memoria, memoria, ma ma penso penso che che finora finora abbia abbia messo messo in in cascina cascina un un più più 22%. 22%. Se Se andiamo a andiamo a vedere vedere in in giro giro per per il il mondo, mondo, il il più più 22% 22% lo lo ha ha fatto fatto il il Nasdaq Nasdaq negli negli Stati Stati Uniti, Uniti, quindi quindi un un listino listino che che sappiamo sappiamo essere essere di di quelli quelli sempre sempre più più vivaci, vivaci, insomma. insomma. Quindi Quindi buono buono quest'anno, quest'anno, ma ma naturalmente naturalmente al al solito solito è è perché perché i i raffronti raffronti vengono vengono fatti fatti con con un un anno, anno, quello quello passato, passato, che che è è stato stato effettivamente effettivamente un un anno anno negativo. negativo. Però Però ecco, ecco, se se noi noi dal dal punto punto di di vista vista del del prodotto prodotto interno interno lordo lordo quest'anno quest'anno non non abbiamo abbiamo recuperato recuperato tutto tutto quello quello perso perso nel nel 2020, 2020, invece invece con con la la borsa borsa non non solo solo abbiamo abbiamo recuperato, recuperato, ma ma lo lo abbiamo abbiamo sorpassato sorpassato ampiamente. ampiamente. Sì. Cioè, noi oggi siamo, come FTSE MIB, insomma, come indice principale della borsa italiana, all'incirca un 10% in più di quanto avevamo prima della pandemia. Quindi, ripeto, non solo abbiamo recuperato tutto quello perso appunto per la pandemia, ma siamo su livelli ancora superiori. No, no, infatti, beh, non a caso però più volte ci siamo interrogati su questa cosa, no, Giancarlo? Perché mercati da una parte, economia reale dall'altra, poi ovviamente c'è un arcano che non è troppo arcano, che è quello delle banche centrali, però insomma più volte ci siamo chiesti come mai si sia verificato questo, considerando anche che è da 2 anni che siamo in pandemia, cioè c'è il Covid che ha fatto chiudere molte attività, che ha fatto perdere il lavoro a tante persone, che non ha dato aiuti a tante persone, insomma, sono stati 2 anni, facciamo così, poi noi stiamo parlando del 2021, ma sono stati 2 anni davvero un po', uso la parola bizzarra, bizzarro, anche se la parola bizzarra mi fa simpatia, in realtà forse c'è qualcosa di più preoccupante, non lo so, cosa ne pensi? No, assolutamente. assolutamente. Allora, Allora, naturalmente, naturalmente, le le borse, borse, ripetiamolo ripetiamolo sempre, sempre, sono sono degli degli indicatori indicatori sul sul futuro futuro e e non, non, né né naturalmente naturalmente sul sul passato, passato, ma ma neanche neanche sul sul presente. presente. Quindi Quindi è è chiaro chiaro che che è è un un ottimismo ottimismo derivante dal derivante dal fatto fatto che che si si sia sia superato superato il il periodo periodo peggiore. peggiore. Io Io però, però continuo continuo a a dire dire che che adesso adesso allargo allargo il il discorso discorso un un po' po' alle alle borse borse in in tutto tutto il il mondo, mondo, compreso, compreso, sapete sapete che che io io guardo guardo con con particolare particolare attenzione attenzione la la borsa borsa degli degli Stati Stati Uniti, Uniti, non non so, so, sarò sarò vecchio, vecchio, ma ma insomma insomma per per me me quella quella Wall Wall Street Street è è la la cosa cosa da da guardare guardare per per capire capire poi poi come come vanno vanno le le altre. altre. È È sempre sempre stato stato così, così, poi poi dopo dopo non so non se so se parleremo parleremo anche anche della della cosa, cosa, però però insomma insomma sappiamo sappiamo che che gli gli Stati Stati Uniti Uniti saranno saranno destinati, destinati, insomma, insomma, l'economia l'economia statunitense statunitense a a essere essere superata superata da da quella quella cinese, cinese, però però per per il il momento momento io io guardo guardo sempre sempre gli gli Stati Stati Uniti Uniti come come il il faro, faro, insomma. insomma. Finora, Finora, guardando guardando gli gli Stati Stati Uniti, Uniti, abbiamo abbiamo visto visto delle delle cose cose che che poi poi dopo dopo le le abbiamo abbiamo riviste riviste in in Europa, Europa, quindi quindi io io continuo a continuo a guardare guardare al al di di là là dell'oceano. dell'oceano. E E al al di di là là dell'oceano, dell'oceano, obiettivamente, obiettivamente, insomma, insomma, il il
le quotazioni sotto tantissimi punti di vista, adesso non entriamo nello specifico, ma se noi andiamo a vedere certi indicatori, molti indicatori ci dicono che queste azioni sono sopravvalutate. Quindi, insomma, bisogna sempre essere molto prudenti. Poi, non sarà come il 2000 o il 2007-2008. Ricordiamo, sono le ultime due grandi crisi. Crisi, esatto, crisi finanziaria, assolutamente. Crisi. E quindi ricordiamo quella del 2000 come la crisi, diciamo, legata alla bolla internet, eccetera. Però attenzione, quella crisi lì è venuta perché effettivamente c'era stata una speculazione, ma la speculazione non era sbagliata, erano sbagliati i tempi. Infatti poi oggi noi siamo a livelli enormemente più alti del valore pur che noi pensavamo di bolla del 2000, no? Però per quegli anni lì erano davvero delle quotazioni eccessive, perché non so, se noi guardiamo i soliti titoli, che ne so, Google, Amazon, Facebook, eccetera, se li guardiamo nel 2000 erano dei microbi rispetto a quello che sono oggi. Beh, certamente, certamente. Però già allora alcune persone avevano capito che sarebbero diventati i padroni del mondo. E in effetti quello che poi è successo. Poi naturalmente si credeva che diventavano padroni del mondo anche altre aziende. Noi in Italia ne sappiamo qualche cosa, che ne so, i famosi Tiscali e così via, no? Pensavamo che sarebbero diventate delle grandi aziende, sono rimaste delle piccole aziende. Però ecco, questo è un aspetto da guardare con attenzione, cioè le borse sono andate bene, diciamo tra un 15 e un 20-22% i guadagni delle borse un po' in tutto il mondo. È un risultato difficilmente replicabile, ma teniamo sempre conto, e qui ritorniamo al solito discorso, Manuela, che tutto questo è anche incentivato dal fatto che queste banche centrali hanno continuato ad emettere moneta in maniera Ecco. eccessiva, quindi arriviamo poi al discorso inflazione che Eh sì, è un punto adesso, interrogativo. esatto, adesso ci arriviamo subito. Banche centrali, inflazione. Io mi sono segnata altri tre dati che volevo dare, insomma, insieme a te, ai nostri telespettatori, proprio in chiusura dell'anno, un po' queste previsioni di cui parleremo, che arrivano dal Center for Economics and Business Research. Allora, l'economia mondiale supererà per la prima volta i 100 mila miliardi di dollari nel 2022, con 2 anni di anticipo rispetto alle previsioni, quindi un'economia mondiale che è vista, insomma, ancora più lucente rispetto a quello che si era pensato. L'hai detto tu poco fa, la Cina strapperà agli Stati Uniti lo scettro di prima economia al mondo nel 2030, però con ritardo, perché da un po' che si parla del fatto che la prima economia mondiale sarà la Cina e non l'America, con 24 mesi di ritardo su quelli che erano stati i calcoli precedenti. Il debito globale è schizzato in avanti, raggiungendo 226 mila miliardi di dollari. E poi, per quanto riguarda l'Europa, il prossimo anno l'India, non solo l'Europa, però adesso ci rapportiamo all'Europa, l'India supererà la Francia, mentre nel 2023 batterà la Germania per diventare la terza economia al mondo nel 2031, un anno dopo le stime. Berlino invece sopravanzerà il Giappone nel 2033. È anche utile avere questa panoramica di quello che potremmo essere, no, a livello mondiale tra un po' di anni, certo non l'anno prossimo ovviamente. Per quanto riguarda l'Italia, manterrà il suo ottavo posto in classifica l'anno prossimo, nel 2022, ma nei prossimi 15 anni si prevede un peggioramento della situazione italiana e quindi scenderà dall'ottavo posto del 2021 al tredicesimo nel 2036. E qui arriviamo, poi commenta pure questi elementi che ti ho dato, credo che li abbia letti anche tu. Torniamo con il discorso dell'inflazione. Si parla di rischio recessione nel 2023, perché ovviamente il caro prezzi è ormai un fenomeno diffuso a livello globale e quindi bisogna assolutamente accelerare negli interventi, e qui c'è il ruolo delle banche centrali. Giancarlo, a te, ora ti lascio parlare fino alla fine della puntata. No, figurati. No,
dati interessantissimi e comunque sono dati che non mi stupiscono. Ecco, se devo dire in due parole, devo dire che non sono stupito da questi dati. Che la Cina diventasse la prima potenza economica al mondo era scontato, sappiamo adesso che lo fa con un po' di ritardo, ma in effetti quello che è successo da poco in Cina, cioè il famoso problema sul comparto immobiliare, non è una cosa da poco. Sì. I cinesi sappiamo che hanno cercato un po' di non renderlo un problema diciamo nazionale, pensando, cioè l'hanno ridotto a un problema locale, però nella realtà è un problema assolutamente nazionale, cioè probabilmente, come io ho detto in un mio video, si è voluto salvare tutto il resto facendo affondare Evergrande e poi anche un'altra che si chiama Caixa, ma comunque diciamo che il problema dell'immobiliare in Cina è un problema gravissimo, un problema che riguarda tutta la Cina, ovviamente le grandi città in particolare, perché quelle sono delle megalopoli, sono delle città, quindi il problema abitativo è un problema gravissimo in Cina. Però insomma doveva diventare la prima potenza del mondo e ci arriverà. Altri dati come quello possibile di una possibile recessione nel 2023 è un altro dato che non mi stupisce, nel senso che sappiamo che il 2022 probabilmente sarà ancora un anno di tenuta per l'economia mondiale, se non di tenuta nel senso di crescita moderata, e invece prima o poi dovrà venire una nuova recessione, perché qua stanno passando gli anni e normalmente insomma le recessioni arrivano, non è che... Sì, dobbiamo considerare, ma lo sai benissimo anche tu, che arriverebbe, perché adesso per carità usiamo sempre il condizionale, questa recessione nel 2023 a causa dell'inflazione, dopo questi ultimi due anni di crisi economica per il Covid e dopo le crisi precedenti, quelle finanziarie che hai ricordato tu, ovviamente quella insomma del 2007 che si è trascinata, insomma noi stavamo uscendo, no, forse da quelli che erano gli effetti della crisi, poi ci è piombato addosso il Covid, quindi figuriamoci se mettiamo in conto una recessione nel 2023, no? È vero che a livello fisiologico arriva, ma quindi ecco, domanda provocatoria, ma anche un po' come dire per darci una pacca sulle spalle, su tutte e due, Giancarlo. Quindi tutte le previsioni straordinarie che ci siamo raccontati, non noi, che ci hanno raccontato, ma che probabilmente anche si sono basati su dei dati reali, insomma, stanno veramente lasciando il tempo che trovano. Non sarei così pessimista. Certamente io sono sempre stato molto prudente. Allora, il rimbalzo c'è stato. Sì, ecco. Rispetto a degli anni, quegli anni scorsi in cui c'era tutto chiuso, però. Certo. Ma infatti è questa la questione che continuavo a ripetere. Un conto è un rimbalzo che è una cosa naturale. Un conto è una ripresa economica. Io vedevo sempre questo rimbalzo perché obiettivamente anche proprio la gente aveva voglia di tornare a vivere insomma in una certa maniera. Però non vedevo la crescita economica, vedevo le difficoltà che aveva la nostra economia e soprattutto la nostra piccola microeconomia. Adesso che noi da ottavi passeremo a tredicesimi al mondo, un po' deriva anche dal fatto che comunque la nostra popolazione, siamo una sessantina di milioni di persone. È chiaro che noi quest'anno verremo superati, anzi forse siamo già stati superati dall'India, ma l'India ha 1 miliardo e 300 milioni di persone, quindi
È chiaro che 60 milioni di persone stanno facendo il PIL che uno stato come l'India con 1,3 miliardi di persone fa. Quindi se andiamo a vedere il PIL pro capite, non è. Però scendiamo comunque dall'ottavo al tredicesimo posto perché purtroppo, e qui ritorniamo al discorso che dicevo, purtroppo secondo me noi siamo frenati da una moneta come quella dell'euro che continua a essere per la nostra economia una moneta sopravvalutata. Mentre così non è per la Germania, che infatti, come certamente sarà superata anche lei prima o poi dall'India, però supera il Giappone. Cioè, noi dobbiamo sempre anche vedere questo. Ecco, il Giappone ha pochi abitanti più della Germania, non sì. Un po', diciamo, però Sì, sì, sì. comunque non moltissimi abitanti più della Germania. E la Germania se supera una potenza come il Giappone, che è sempre stata una grande potenza, insomma, vuol dire che non ha subito il freno che abbiamo noi dalla moneta unica. Quindi questo è, secondo me, il nostro grave problema, ma io lo dico ormai Lo so, lo da una so. vita. Ti consiglio, poi mi dirai cosa ne pensi, ma così lo ricordo anche ai nostri telespettatori, di guardare un contributo che la collega Valentina Buzzi ha realizzato proprio sull'anniversario dell'Euro, 20 anni che si è celebrato la settimana scorsa, in cui ci siamo posti la domanda, ci eravamo tanto illusi? Riprendendo il titolo di un famoso film, no? Ma ti invito a vederlo sul nostro canale YouTube se, e poi mi dirai la tua, visto che comunque tu segui tutte le vicende relative all'euro. E poi tu dicevi prima, certo, ti aspettavi una ripresa, però bisogna anche dire che appunto a volte si confondono questi due termini, c'è una netta differenza tra ripresa e crescita. Cioè, la ripresa c'è stata e come abbiamo detto è anche ovvio visto che siamo stati chiusi con tante restrizioni per tanto tempo, ma per parlare di crescita devono subentrare tanti altri fattori, perché altrimenti, però a volte si confondono, sbaglio, Certo. dico. No, dici bene. Dici bene, Adesso adesso c'è c'è poi poi un un altro altro grande grande punto punto interrogativo. interrogativo. Noi Noi abbiamo, abbiamo, a noi noi direi direi più più il il governo governo che che non non gli gli italiani, italiani, ma ma comunque comunque insomma insomma abbiamo riposto riposto molta molta fiducia fiducia nel nel PNRR, PNRR, quindi quindi vediamo, vediamo, speriamo, speriamo, ma ma ho ho timore timore che che da da lì lì non non arrivi arrivi un un grande grande contributo contributo alla alla crescita, crescita, mentre mentre prima, prima, appunto, appunto, abbiamo abbiamo dato dato molta molta fiducia fiducia a questo questo piano piano che piano piano di di aiuti, aiuti, diciamo, diciamo, che che dovrebbero dovrebbero arrivare arrivare dall'Europa. dall'Europa. Io Io penso penso che che adesso adesso un un calo calo delle delle previsioni previsioni della della crescita crescita derivi derivi anche anche da da questo questo aspetto aspetto qua, qua, cioè cioè siamo siamo certi certi che che quel quel piano piano riuscirà a riuscirà a far far crescere crescere l'Italia l'Italia in in una una maniera, maniera, diciamo, diciamo, apprezzabile. apprezzabile. Temo Temo che che a a fronte fronte di di un un grosso grosso debito debito che che andiamo andiamo così ad ad accollarci accollarci ulteriormente, ulteriormente, questo questo apro apro e e chiudo chiudo immediatamente immediatamente la la parentesi, parentesi, il il problema problema del del debito, debito, attenzione, attenzione, il il problema problema del del debito, debito, attenzione, attenzione, tre tre punti punti esclamativi esclamativi e e chiusa chiusa la la parentesi. parentesi. Però Però a a fronte fronte di un di un forte forte indebitamento, indebitamento, temo temo che che non non ci ci sia sia dall'altra dall'altra parte parte un un forte forte contributo contributo alla alla crescita. crescita. Ecco, Ecco, questo questo è è il il mio mio timore. timore. No, esatto, assolutamente sì. Allora ti saluto. Tu hai citato il PNRR, con questa ricerca che è stata condotta da Unipol e Ipsos, che hanno analizzato conoscenza, interesse e fiducia nel PNRR e nelle sue principali caratteristiche. Siccome io in questa ultima parte dell'anno su più canali ho affrontato proprio il tema delle parole che sono state più utilizzate in finanza e quelle che sono state anche più comprese, perché se anche le usiamo tutti i giorni, però non sappiamo cosa significano, non abbiamo fatto niente. Da
questa ricerca emerge che solo un italiano su 5 ha una conoscenza specifica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e solo il 5% ne ha una conoscenza approfondita, che è una cosa proprio veramente logorante. 4 italiani su 10 credono nel contributo del piano al rilancio del paese, quindi anche qui siamo un po' bassini. La generazione Z, per generazione Z si intende i nati tra il 1995 e 2010, è quella che conosce meno i contenuti del piano, ma paradossalmente è la più fiduciosa, però anche qui mi sembra un po' un ossimoro, cioè non si conoscono i contenuti del piano, però si ha fiducia, forse per l'istituzione, non lo so, parliamo dell'Europa. E poi tra le 6 missioni del piano, la salute è la priorità degli italiani, nonostante sia ultima per i fondi stanziati dal governo. Un commento su questi risultati rispetto al piano, che quello che dicevi tu, insomma, bisognerà effettivamente capire quanto potrà essere d'aiuto per il rilancio del paese. Esatto, questo è il problema, Manuela. Allora, anche questi dati purtroppo non mi sorprendono, nel senso che, anzi, forse mi sorprendono in positivo. Pensavo che meno di un italiano su 5 conoscesse. Ah, addirittura, però, ok. Sì, sì. No, però insomma, poi dopo bisogna vedere, un conto è conoscere che cos'è, un conto appunto è una conoscenza approfondita, e lì già scendiamo al 5%, quindi è un italiano su 20, no? Quindi è vero, insomma, poi approfondita vuol dire appunto naturalmente conoscere tutti i punti e le virgole, ma vuol dire insomma conoscerne a larghi tratti di che cosa si tratta. No, è vero che naturalmente dovrebbe essere un aiuto, nel senso che è chiaro che arrivano dei fondi, devono essere impiegati, se sono impiegati bene danno una mano. Il problema è appunto se sono impiegati bene, se sono impiegati in quei settori che aiuteranno di più l'Italia a crescere. Guardate che l'Italia non era messa male, per esempio, con le energie alternative. Il problema è, forse non abbiamo messo troppa fiducia in queste energie alternative. Anche questo, cioè, io sai che passo sempre per il pessimista, però questi dubbi cominciano a trapelare, insomma. No, riusciamo, sono leciti questi mondo, dubbi. C'è un mondo che può andare avanti solo con le energie alternative, oppure per andare avanti solo con le energie alternative dovremmo accettare una benefica decrescita, che per me è un ossimoro, perché non c'è nulla di benefico nella decrescita, no? No. Guarda, quindi, questo stavo dicendo, appunto, questa generazione Z, nati tra il 95 e il 2010, sono fiduciosi nonostante tutto. Beh, mi viene anche da dire, per fortuna sono fiduciosi loro, perché altrimenti, se i giovanissimi non hanno fiducia nel futuro, non abbiamo fatto niente. Faccio la battuta, è un po' come quando i giovanissimi hanno fiducia nell'amore eterno, no? Poi alla fine a conti fatti. Infatti scopriamo che non è proprio così, ma non è vero, esiste l'amore eterno, perché altrimenti faccio la molto parte difficile va bene, andarlo a trovare molto difficile, bisogna proprio andare a scovarlo per bene, perché altrimenti una mappa del tesoro, e poi chissà quando si scopre, magari insomma uno spera di trovarlo prima che dopo, no? Certo. Va bene, allora, scherzi a parte, che però insomma, sai, quando si fanno i paragoni è sempre più chiaro quello che si vuole dire, quindi certo, anche giusto così. Giancarlo, grazie. Naturalmente, come abbiamo detto anche all'inizio della puntata, ci vediamo anche sul tuo canale Finanza in Chiaro, e poi naturalmente ci ritroviamo qui per ripartire. Almeno mi confermi che sarai dei nostri anche per l'anno nuovo, giusto? Ci mancherebbe altro, okay. Certo, questa è l'unica cosa certa della vita. Oh, ma che meraviglia, questo me lo porto nel cuore, altro che amore eterno, questo vale di più, è una grande dichiarazione. Grazie Giancarlo Marcotti, e questa puntata la troverete sul nostro canale YouTube come sempre per rivederla. A presto e buon anno. Naturalmente non posso concludere se non augurandoti buon anno a te, lo staff delle Fonti TV e tutti i miei ascoltatori. Va bene, grazie Giancarlo Marcotti, grazie mille. E allora, tra poco noi continuiamo dopo la pubblicità e parliamo di cripto e di Bitcoin, non solo di Bitcoin, naturalmente, appunto, di cripto.